Monticelli e Tolentino si sfidano al comunale di Monterocco di Ascoli Piceno nella 24esima giornata del campionato di Eccellenza Marche, il testa coda. Monticelli ultimo in classifica contro la capolista allenata da mister Mosconi. De Vico punta su Cannella tra i pali, poi Aliffi, Vespa, Bruni, Mariotti, Fioravanti, Pompei, Nicolai, Gibellieri, Lazzarini e Capriotti. In avvio c'è questa incertezza della difesa a Cremisi, prova ad approfittarne Capriotti, poi si salva il portiere ospite Rossi. In avanti il Tolentino con Minnozzi, il suo destro dalla distanza non inquadra, lo specchio della porta, c'è anche una deviazione, corner per il Tolentino, ancora Minnozzi servito in verticale, il suo destro viene stoppato ottimamente da Cannella, estremo difensore del Monticelli, classe 98, al minuto 23 c'è questo schema da corner, Gibellieri, il suo assist per Fioravanti e il Monticelli passa con merito in vantaggio, assegno il numero 6 biancazzurro, grande soddisfazione per lui e la capolista è sotto al comunale di Monterocco. Giocano bene i ragazzi di Mister De Vico, in difficoltà il Tolentino che qui prova a reagire con Ruggeri, il pallone per Terriaca, ancora Minnozzi, sei salvataggio sulla linea di un ottimo Aliffi. Con il cuore e con i denti, i biancazzurri. Minnozzi, ancora per il colpo di testa di Strano, il pallone sfila al lato dopo una deviazione ancora da parte di Aliffi. Si passa al secondo tempo con il Monticelli in vantaggio con merito di un gol. C'è questo calcio piazzato per i ragazzi di Mister Mosconi. Va Minnozzi a giro, la respinta da parte di Cannella, sempre molto attento. Poi il contropiede di Gibellieri. Ancora il Tolentino al minuto 47. C'è questo traversone, la spizzata di Terriaca. Arriva Mastromonaco che col destro fulmina Cannella e sigla il gol dell'1-1. Tutto torna in parità. Continua a premere la formazione Cremisi. Ancora con Minnozzi che viene stoppato da un superbo Fioravanti. Contropiede per i padroni di casa, orchestrato da Pompei. La sua sventagliata in avanti a servire Gibellieri che arriva in area di rigore e poi il suo sinistro ad incrociare di pochissimo al lato. Grande chance per la squadra di De Vico. Ancora Gibellieri, incontenibile, contrastato da tre avversari, li supera. Poi il tocco smarcante per Bruni, il suo destro da fuori, di poco out. Ci crede il Monticelli, Tolentino sempre in difficoltà. Ancora questo lancio lungo. Minnozzi si inserisce in area di rigore e poi il tocco morbido con l'esterno destro. Pallone out non di molto. Continua a premere la squadra di Mosconi. C'è questo fallo però a centrocampo su Capriotti. Lascia correre l'arbitro Ercoli. Siamo al minuto 72. Il pallone arriva proprio a Minnozzi che è contrastato da Evans. Riesce lo stesso a superare col destro Cannella, ma sono vibranti le proteste dei biancazzurri per questo fallo evidente su Capriotti. Viene anche ammonito il portiere Cannella. Peccato, il Tolentino passa in vantaggio. Il Monticelli recrimina, ma non molla. La squadra biancazzurra, che oggi sciorina una prestazione super. C'è questa ripartenza velocissima, tutto di prima. Capriotti al limite, il destro viene respinto. Poi ancora Capriotti in semirovesciata. Il salvataggio fondamentale di Labriola. Mani nei capelli per Mister De Vico, azione stupenda. Il Tolentino si salva e si impone 2-1 al comunale di Monterocco contro un grandissimo Monticelli che continua a onorare il campionato. Restano 6 punti in classifica.